All'inizio degli anni 80 nascono le televendite, nascono i televenditori. Wow, pimpanti! Amici dell'Italia! Aveva questa voglia di diventare lei in assoluto la numero uno. Oh, l'ardosa! Sfondava lo schermo in quel modo lì. Avete mangiato anche il vicino di casa! Noi eravamo una potenza, ragazzi, facciamo 12-15 miliardi al mese. Qualcuno l'ha definita geniale imbrogliona. Tutti abbiamo bisogno di illusioni. Lei era convinta di essere diventata così brava da poter vendere anche la fortuna, cioè il nulla. Che è lui che vi fa vincere i soldi, è lui che vi manda i numeri fortunati, è lui! Gli diceva che serviva un amuleto e scattava la seconda e la terza vendita. E le persone ci credevano. Un'inchiesta su Striscia in prima serata! Ma neanche noi ci aspettavamo che il tutto poteva sfociare poi in tutto quello che è successo. Sono scattate le manette. È stata arrestata. Per truffa ed estorsione. Il simbolo delle televendite è finita in carcere. Mi hanno pregato tutti i miei risparmi. Non avevo più niente. Vi siete mai domandati se era giusto, se era corretto quello che facevate? Io non la vedo truffa questa. Perché i coglioni vanno inculati, cazzo!